passeggiata al centro commerciale per tranquillizzare la vittima e non destare sospetti. Cena al McDonald's per tenere sotto controllo la vittima. Prima aggressione con intento omicida. Seconda aggressione per recuperare la vittima fuggita e completare l'azione omicida. Queste, secondo gli inquirenti, sono le quattro fasi dell'omicidio di Giulia Cecchettin, studentessa di ingegneria biomedica di Vigo Novo, Venezia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023. Gli inquirenti hanno ricostruito il delitto per dimostrare che fin dall'inizio esisteva un chiaro intento omicida, dimostrando così la premeditazione di Filippo Turetta. Dopo la rottura della relazione, avvenuta 3 mesi prima, Turetta aveva sviluppato un'ossessione e una rabbia crescente. Gli atti descrivono il comportamento di Filippo Turetta come un chiaro segno della sua determinazione a forzare la decisione di Giulia di porre fine alla relazione. Non accettando il rifiuto, Turetta aveva sommerso Giulia di messaggi, tentato mediazioni attraverso amici comuni e minacciato di suicidarsi, manifestando un possesso insopprimibile. Di fronte all'infruttuoso esito di questi tentativi e minacce, la sua rabbia e acrimonia si erano intensificate, radicandosi nella logica perversa del «o con me o con nessuno». Filippo Turetta aveva messo a punto il suo piano omicida con attenzione, stilando una lista sul cellulare già il 7 novembre, con dettagli su oggetti da utilizzare per l'omicidio e per la fuga successiva: zaini, coltelli, provviste per la latitanza e sacchi neri per occultare il cadavere. Gli inquirenti annotano la ricerca di manette poi sostituite da nastri telati, l'acquisto di una cartina stradale, l'attivazione di una VPN per evitare tracciamenti, il prelievo di contanti il 9 novembre 2023 e il possesso in auto di 2 coltelli utilizzati per uccidere Giulia Cecchettin, oltre agli abiti cambiati durante la fuga. Non ci sono dubbi sul proposito omicida di Filippo Turetta. Gli inquirenti concludono: il proposito omicida è maturato nel tempo e si è concretizzato dopo l'ennesimo e definitivo rifiuto di Giulia Cecchettin. Gli inquirenti hanno evidenziato la totale mancanza di elementi empatici da parte del giovane verso la vittima, dimostrando un'intenzione aggressiva e omicida decisa e senza esitazioni. Filippo fu arrestato in Germania una settimana dopo il delitto. Aveva attraversato i confini con la ferma intenzione di sfuggire alle autorità, equipaggiando la sua auto con provviste e articoli necessari per rimanere irreperibile. Con poche risorse economiche e ormai esausto, Turetta si fermò in una piazzola di sosta, decidendo di consegnarsi alle autorità. Un'immagine inquietante dell'abitacolo della sua auto, scattata dagli inquirenti, mostra una foto di Giulia con una rosa rossa e un'espressione felice posizionata sul cambio. La foto, probabilmente scattata durante uno dei momenti felici della loro relazione, sembrava rappresentare il tentativo di Turetta di fermare il tempo. Era visibile mentre lui uccideva la giovane e anche dopo, quando abbandonò il corpo in una strada sterrata e lo coprì con sacchi neri. Nella mente dell'omicida, Giulia probabilmente era tornata a essere sorridente e solo sua, anche dopo la morte. Gli amici di Turetta confermano che lui teneva l'auto in ordine e vi conservava vari oggetti, tra cui coperte, cereali, giochi e bottiglie d'acqua. Le foto scattate dopo l'arresto mostrano diverse tracce di sangue di Giulia all'interno dell'abitacolo e nel bagagliaio, evidenziate dal luminol utilizzato dagli investigatori. Sul tappetino del sedile anteriore, lato passeggero, è stato trovato anche un peluche a forma di scimmietta, acquistato da Turetta con l'intenzione di regalarlo a Giulia quella sera fatale, nella speranza di una riconciliazione. Giulia, però, rifiutò il regalo e gli altri oggetti custoditi in uno zaino blu. Di fronte al rifiuto, Turetta afferrò i 2 coltelli che aveva con sé e un secondo zaino rosso, contenente medicinali e posate. All'interno di questo zaino fu trovato un foglio manoscritto in cui Turetta esprimeva i suoi sentimenti dopo l'omicidio e un quaderno con ulteriori indicazioni sul luogo in cui aveva occultato il corpo di Giulia.
Per gli inquirenti non c'è dubbio sulla premeditazione del delitto. Filippo Turetta ha pianificato l'omicidio nei minimi dettagli, senza esitazioni. Anche mentre cercava di riconciliarsi con Giulia, inviandole centinaia di messaggi e pretendendo la buonanotte ogni sera, stava segretamente preparando il crimine. Gli inquirenti hanno ricostruito che, oltre alla buonanotte, Turetta chiedeva a Giulia informazioni sulla sua vita e sulle sue frequentazioni, nonostante le conoscesse già bene. Aveva infatti scaricato un'applicazione per spiarla e leggere i suoi messaggi. Ogni comunicazione di Giulia che non era rivolta a lui alimentava in Turetta l'idea di ucciderla. Il processo inizierà il 23 settembre.